Sabrina Ferilli è un nome noto nel panorama dell'arte e della televisione italiana, ma pochi conoscono il capitolo, piuttosto tumultuoso, del suo primo matrimonio. L'attrice, attualmente unita in matrimonio con Flavio Cattaneo, ha una storia passata che la lega ad Andrea Perone, il suo ex marito. Una relazione che è finita in modo drammatico e che ha alimentato il gossip per anni. Ma qual è stata la vera causa della loro separazione? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda che ha segnato la vita di Ferilli. Nel 1997, il palcoscenico del Teatro Sistina è stato testimone di un incontro che ha cambiato la vita di Sabrina Ferilli. Qui, l'attrice romana, in quel periodo famosa e amata dal pubblico, ha incrociato il cammino di Andrea Perone, un fonico con cui ha immediatamente instaurato una forte intesa. L'amore è sbocciato in modo repentino, quasi inaspettato. Ferilli ha sempre parlato di una sorta di colpo di fulmine, di quell'attrazione irresistibile che l'ha spinta ad aprirsi a lui in modo profondo. Durante i primi anni della loro relazione, la coppia è diventata di fatto oggetto di attenzione e curiosità da parte dei media, specialmente per la bellezza di entrambe. Fino al 2003, l'amore tra Sabrina e Andrea è apparso luminoso e perfetto, tanto che hanno deciso di coronare il loro sogno con un matrimonio sontuoso a Fiano Romano. In una cerimonia affollata, i fan si sono riuniti all'esterno della chiesa, desiderosi di intravedere i loro beniamini, rinforzando l'immagine di una coppia ideale. Tuttavia, la gioia di quel giorno si è rivelata piuttosto fugace, alimentando la curiosità su ciò che poteva nascondersi dietro a quel sorriso apparentemente eterno. Dalla dolcezza al dramma, la rottura appunto nel 2005, solo due anni dopo il fatidico sì, sono iniziate a trapelare le prime voci su una crisi matrimoniale tra la Ferilli e Perone. Rivelazioni che, all'inizio, sono state accolte con scetticismo, ma che rapidamente si sono diffuse, dando vita a un vero e proprio tempesta mediatico. Il mondo del gossip ha iniziato a speculare su una presunta relazione extraconiugale di Andrea, il che ha fatto saltare il tappo della riservatezza che Sabrina aveva cercato di mantenere sulla propria vita privata. Una bomba è scoppiata quando settimanali come Oggi hanno pubblicato alcune foto compromettenti di Andrea a bordo di uno yacht con una misteriosa donna, che in seguito si è scoperto essere Sara Varone. L'immagine dell'idilliaca coppia si è così frantumata, esplodendo sulla scena pubblica un contrappunto tragico. Ferilli ha scelto di non rispondere alle voci di corridoio, optando per il silenzio, che però non sarebbe durato a lungo. La crisi, infatti, è stata ufficialmente confermata tramite un comunicato congiunto, in cui entrambi i coniugi hanno spiegato che la separazione era dovuta a incomprensioni che avevano attanagliato il loro rapporto. La separazione tra Sabrina Ferilli e Andrea Perone si è consumata in un clima di polemiche e apprensioni. Quando i due hanno deciso di annunciare ufficialmente la fine del loro matrimonio, hanno spiegato che la rottura fosse in realtà preceduta da un periodo di difficoltà, non direttamente riconducibile alle foto scottanti apparse sui giornali. Hanno affrontato la questione con una certa presa di responsabilità, scrivendo che non c'era più possibilità di riconciliazione e, di conseguenza, si era arrivati a una separazione consensuale. Questo annuncio non ha fatto altro che gettare ancora più benzina sul fuoco del gossip, e il dramma della Ferilli e Perone ha continuato a occupare le pagine di molti rotocalchi, con ognuno che cercava di aggiungere un particolare inedito al racconto. La sofferenza emotiva di Sabrina, unita al clamore mediatico, ha reso il tutto ancora più complesso, ma al contempo ha dimostrato anche la resilienza dell'attrice, che, nonostante tutti i problemi vissuti, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, emergendo coinvolgente e forte. Insomma, la storia tra Sabrina Ferilli e Andrea Perone è un esempio vivido di come l'amore possa trasformarsi in tragico, e anche se oggi i toni sono molto più pacati, resta una delle storie più narrate nel gossip italiano,